Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Asus New Padfone A86. Vediamo cosa contiene la confezione e le caratteristiche tecniche. Eccoci dunque in compagnia del Asus New Padfone A86. Ho rimosso la station che andremo a riprendere successivamente. Non ho la confezione originale, ma abbiamo il contenuto, cioè il caricabatterie da parete da 2A con plug USB condiviso e il cavo dati USB micro USB. Andiamo un po' a parlarvi di dimensioni della parte telefono, cioè del Padfone vero e proprio. Sono 143.5 x 73.8 x 8.9 mm di spessore per un peso di 145 grammi. Sul frontale abbiamo la camera principale da 2 la camera frontale, scusate, da 2 megapixel con la capsula auricolare e i vari sensori. Qua sotto invisibili a schermo spento i tasto indietro home e multitasking soft touch al di fuori del display. Sul lato sinistro abbiamo lo slot per la nano sim su questo Padfone e quello di espansione di memoria che va ad espandere i 16 giga integrati con la micro SD. Lato destro che vede lo speaker per gli altoparlanti di sistema posizionato in questa posizione decisamente insolita e il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco. Qua il bilanciere del volume. Sotto abbiamo la presa micro USB con i due connettori per la station e il microfono principale. Sopra il jack per le cuffie e il secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Dietro, incastonato in questa bellissima scocca monoblocco di metallo, abbiamo la camera da 13 megapixel con flash LED e autofocus. Qua sotto la scritta Padfone e la connettività. La batteria integrata in questo smartphone è da 2400 mAh. Andiamo ad accenderlo. Vi dico che il display è un 5 pollici Full HD 441 ppi di densità, animato da uno Snapdragon 800 quad core 2.2 GHz con GPU Adreno 330 e 2 GB di RAM. Andiamo dunque a riprendere la station lasciando accendere qua sotto lo smartphone. Vi do un po' di dimensioni anche della station. Abbiamo un lato che vede 264.6 mm x 181 mm x 10.6 mm qua nel lato più spesso e un peso della sola station di 532 grammi, quindi fatevi i conti della somma. La batteria integrata qua dentro nella station è da 5000 mAh e vi dico un po' di caratteristiche tecniche. Qua abbiamo il bilanciere per il volume e il microfono della station qui in questo angolino. Sopra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, anzi in realtà di blocco sblocco del display, ovviamente la fessura per inserire il Padfone, e qua sul lato sinistro abbiamo la griglia dell'altoparlante di sistema e qua sotto il jack di ricarica sempre micro USB. Quindi andiamo a inserire il Padfone all'interno della station per fare illuminare questo display. Il display è un'unità da 10.1 pollici Full HD anch'essa e qua sopra abbiamo la camera frontale da 1 megapixel. La parte radio di tutta questa station multimediale vede 4 bande GSM, 2 bande UMTS, l'LTE 4G a 150 megabit per secondo, il Wi-Fi A, B, GN, GPS, accelerometro, giroscopio, bussola e Bluetooth 4.0. Quindi queste le caratteristiche principali del Asus New Padfone A86 e relativa station. Io con questo concludo, vi do appuntamento tra qualche giorno per la recensione completa. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.